a un certo momento lei ha detto: guarda, che forza di mettere il libro in canaro, via solo a casa. E allora li hanno distribuiti alle varie biblioteche. Oggi, guardate, vi assicuro, è il fatto più preoccupante, perché per comunicare non si usano più i mezzi che i giovani usano. Per esempio, quando usano i mezzi elettronici sono maestri, sono anche pericolosi, però loro si parlano, comunicano, ma noi, la gente di una certa età, scrive libri. Uno va in pensione e scrive libri. E tutti scrivono il libro che resta lì e non sanno dove metterlo. Ecco, forse non ho risposto alla tua domanda, però prendo lo spunto da ciò che ha detto Davide. Gli avevo detto prima: presenti ai tuoi canti, di cosa canti, perché sentivo poco le parole. Invece adesso questo impianto si sente meglio, forse hanno abbassato il volume, ma bisogna dire ciò che si canta e perché si canta. Cantare spensieratamente vuol dire passare il tempo come giocare a scacchi. C'era Don Milani che diceva: il tempo più sprecato peggio è quello di giocare a scacchi. Diceva ai suoi ragazzi: non giocate a scacchi, ma perché impegnate la mente e l'intelligenza per un gioco? Ecco, a me piace sentire che si canta provocando, si canta per far capire ciò che si pensa, come scrivere un libro, però quando il canto è finito uno o ci pensa o non ci pensa. Ma qual è il bene comune che può venire da un canto? Magari rasserenare con il fatto musicale, se è buono o non è buono. Qui per esempio notavo l'intesa fra loro due, che hanno delle armonie raffinate, non eccessivamente intellettuali, come può essere il jazz, ma è una via di mezzo, cioè si tengono su un piano armonico che è molto interessante e sapiente. Vuol dire che la musica li ha toccati, vuol dire che la musica li ha cercati, li ha provocati. I testi, il testo che abbiamo sentito è un testo che va interpretato, è un testo che va anche spiegato, perché ci sono dentro degli enigmi, dei momenti un po' ermetici, però l'autore quando canta, quando si propone, poi può provocare anche, dovrebbe provocare un dibattito su ciò che ha cantato e che dica anche il perché. Non voglio fare cose troppo lunghe, ma mi piace proprio così, e torno al fatto che sono felice che non ci siano cravatte. Avete visto che è perfino uscito il sole, c'è stata un'occhiata di sole, e venendo qua, guardando il suo mano, si vede che la neve è arrivata fino a 800 metri, è una meraviglia. Io il suo mano lo amo immensamente questa vostra montagna, perché uno dei miei grandi maestri, che è stato Terenzio Sartore di Marano Vicentino, una volta, proprio parlando del suo mano, mi ha detto: Bebi, vergognate, che mi diceva così Terenzio. E io avevo parlato della strada, che sarebbe stato il caso di perfezionare la strada, di farla, e lui mi ha detto: Bebi, vergognate, ricordati che le strade le porta sulle macchine. Ecco. Infatti io ho imparato, proprio guardando il suo mano, amando il suo mano, questa montagna isolata, strana, una montagna da interpretare, da capire, e ciascuno fa vedere quello che vuole del suo mano. Un giorno o l'altro faranno apparire la Madonna, così faranno un santuario, perché si gira, ecco. C'è però una croce su, ecco, un bene comune. Quella croce che c'è lassù è il simbolo del coraggio, perché è stata messa dal vescovo Rodolfi con i ragazzi dell'Azione Cattolica che erano minacciati dal fascismo. Il fascismo ha, sapete, no, mortificato l'Azione Cattolica, ed era un movimento di giovani con l'ebbrezza della fede, ma anche con l'ebbrezza del futuro. E il fascismo ha mortificato e annullato l'Azione Cattolica. Dovreste leggere il libro di Mariano Nardello sul diario del parroco di Pieve del Vicino. E questo parroco coraggioso ha scritto tutte le volte che il fascismo ha mortificato anche chi andava troppo in chiesa, venivano controllati, venivano addirittura richiamati dai carabinieri.
quella croce è stata collocata sulla cima del Monte Sommano proprio in tempo del fascismo come simbolo di libertà. Ecco, simbolo di libertà. Adesso ci hanno attaccato un Cristo che ha la faccia del Leone di San Marco, però un giorno con un braccio su, e non so perché lo lasciano là, a me non piace, io sono 15 anni, 20 che protesto per il Cristo, ma l'ha fatto un artista, è stato bravo, però non credo proprio che c'entri, anzi ha mortificato la croce. Ecco un bene comune, ecco il simbolo, voi l'avete qua a due passi, andrà via la neve, sfrutteranno le genziane, anche le genziane sono un bene comune, però ci sono i simboli, ecco, volevo richiamare l'attenzione sui simboli del coraggio, che sono dei beni comuni. Quello è un simbolo del coraggio, della libertà. Raccogliendo le provocazioni, chiederei quindi a Davide di presentare in due parole la prossima canzone. Due